Atti vandalici a danno della nuova piazza Re di Puglia a Cologna Spiaggia. Alcuni ragazzi la notte scorsa con bombolette spray di vernice si sono divertiti ad imbrattare la pavimentazione con delle scritte. Uno squallido episodio, non unico per la verità, visto che già in passato si era registrato qualcosa di simile, costringendo gli operai ad un intervento immediato di bonifica. Questa volta però i responsabili potrebbero essere identificati grazie alle telecamere di videosorveglianza che sono state installate pochi mesi fa e che osservano sia l'area riservata al parcheggio sia la nuova piazza danneggiata. L'azione vandalica sarebbe opera di un gruppo di ragazzini del posto che solitamente la sera si ritrovano in questo luogo per dare qualche calcio ad un pallone, a fumare sigarette e a consumare bibite, lasciando poi rifiuti a terra o nelle aiuole. Alcuni residenti poche settimane fa hanno provveduto a raccogliere i rifiuti e a sistemare dei cartelli invitando i ragazzi a non abbandonare il pattume in uno spazio pubblico. Un appello però caduto nel vuoto, perché c'è chi continua sulla strada della maleducazione e del non rispetto del bene comune. Per quanto riguarda l'atto vandalico della notte scorsa, una volta identificati i responsabili, la polizia municipale di Roseto provvederà ad avvertire le famiglie dei balordi, che dovranno poi farsi carico delle spese di ripristino dello stato dei luoghi.